buongiorno, giorno non lo so, partiamo da Bregenz per andare a iniziare la Casestrasse. Avete capito bene, c'è la strada del formaggio che parte da qui, ma in realtà... In realtà non parte da Bregenz, in realtà sarebbe una deviazione da Schopernau. Ma siccome è un giro ad anello, si fa andata e ritorno, e noi siamo vicini a Egg, inizieremo con un caseificio, nome complicato, lo scriverò. Poi dovremmo vedere dei bracci automatizzati che spazzano delle ruote di formaggio gigantesche. E poi continuare tra vari caseifici, dove in particolare ce n'è uno che ha un distributore automatico di Kasespätzle, gnocchetti al formaggio, e anche di burro artigianale e cipolla fritta. Wow. Abbiamo cambiato totalmente programma, siccome tutti i caseifici sono chiusi la domenica e non ci avevamo pensato, perché in tutti i posti in Italia la domenica tutto è chiuso, stiamo andando al Monte Pfander, dove c'è un percorso gratuito di una mezz'oretta per andare a guardare da vicino cervi, cinghiali e marmotte che fischiano. Non so se è vero che le marmotte fischiano. Mai sentita. E si può salire, le guide consigliano con una funivia, ma noi come sempre ci stiamo inerpicando e nel giro di altri 5 km di questa strada arriveremo a questo wild park. A gratis. Vediamo le facce. Il cuore. Purtroppo queste strade belle spesso non vengono riprese perché la GoPro non è montata. Abbiamo fatto la strada che sale al Monte Pfander. Potete anche prendere la funivia volendo, perché assolutamente non salite con i camper, anche se un signore qua di fronte con un mansardato è salito, non so come. Col California si riesce, strada se è poco trafficata sì, però panorama bellissimo sul lago di Costanza, ora vi faccio vedere. Eccoci sul Monte Pfander, questo è il panorama sul lago di Costanza, si vede la Germania e la Svizzera da quella parte. E adesso dovremmo iniziare un circuito ad anello di 30 minuti, gratuito. Elena, cosa stiamo andando a visitare? Le marmotte? Le marmotte che fischiano e gli animali, e i cinghiali. Mente ho fischiano. Portato anche due quadernoni, uno per Eva e uno per me, per prendere appunti gli animali. E ho portato anche nella taschina qui un po' di cibo, qui. Direi che il panorama merita sicuramente. Tra l'altro, come al solito, prima parte del viaggio sfortunata, adesso sole, mentre era prevista pioggia, quindi graziati ancora una volta dal meteo. Una cosa incredibile è il profumo di queste fragoline di bosco. Eva, 300 metri l'altra fragolina. Difficile resistere senza mangiarle. Le sto usando come arma per farle camminare, una fragolina ogni 100 metri. Un po' come si allenano le foche, che quando fanno quello che dici tu gli dà il pesciolino. Torniamo a Pollicino, ci aspetta
la discesa mostruosa, e poi andremo al caseificio che ha il distributore automatico. Quindi oggi si mangeranno Kaiserspätzle con burro artigianale e cipolla fritta, che dovremmo prendere direttamente dal distributore. Sono proprio curioso. Filmiamo la discesa panoramica, è un po' spaventosa. Perché salto la cannona? Battesimo. Aspetta che sono da poco. No, non aspetto per niente, perché poi perdo il mio apripista. Ancora, che avete visto? Così siamo due, quello deve tornare per forza indietro. L'unione fa la forza. Sì, sì, perché se uno dice no, dice un po' tornare dietro marcia. Noi valiamo per due. Visto. Ma anche loro erano in due. Però loro ce l'avevano. No, la piazzola, però se fosse stato solo questi l'avrebbe caricato, invece hanno aspettato per lui. A sinistra, Evo. Torno. Educate a bordo strada per fare passare lui. In ogni caso non avete incontri spiacevoli. Se qualcuno sbatte, sbatte su di lui. Vedi, guarda, siamo nel Bregenzwald. Dovrebbe essere la terra del formaggio. Ne troveremo altri. Distributore di formaggio. Latte 100% intero. Che è il latte? Allora prendiamo un po' di cose. Tanto questo è il latte di mucca austriaca. Oh, mami, lo prendo io, pesante. Ma quello è ghiaccio. Ah, c'è una cosa ammorbida per non farlo rompere. Prendi lo yogurt, Eden. Poi cosa prendiamo? Questo piccolo 23. E poi il Bergkäse, quello che costi meno, è pare 4,50 euro. Divertente, che ci sono soldi nel formaggio. Mamma, prendi i soldi. Allora si sistemano. Io mi do alla prova del formaggio. Anch'io. Attenta col coltello. Metti a posto e poi te lo dà. Anch'io. E recuperiamo i soldi. Cioè, quindi questo è un rudimentale cashback. Trovi i soldi da spacchettare dentro il formaggio. Spacchettamento in diretta. Ma sai che sembra tipo cacio? Vero? Molto profumoso. Taglio in diretta. Ma io voglio la mascherina. Un bel pezzettound di Bergkäse. In qualche modo abbiamo fatto la strada del formaggio. Ehi, papi, fammi assaggiare, sono qua. Anch'io. A me piace un sacco. Buono, sai che parmigiano. Anche i buchi. Tieni, va. Ma dobbiamo assaggiare il latte? Non lo so, a questo punto dobbiamo confrontare con l'altro, no? Vediamo questo di cosa sta. Questo è il Wainkase. Il Wainkase. Sì. Penso sia meno stagionato. Così non lo sa neanche mamma. Mami? Anch'io. Buono. Andiamo che dobbiamo mangiare. Questo è solo l'antipasto. Dai, sanno di formaggio.